La mossa piuttosto impopolare dell'assessore Ruggero Razza, che ieri si è presentato al lab vaccinale senza volersi confrontare con le istituzioni locali, mette d'accordo tutti. Maggioranza e opposizione non hanno per nulla gradito e i grillini non si tirano indietro. Chetti Damante definisce la visita in Razza una comparsata sorpresa studiata per evitare eventuali contestazioni. Non è un caso, secondo la deputata grillina infatti, che Razza non si sia presentato in occasioni più importanti come la recente commissione speciale tenuta per le carenze strutturali e di risorse umane all'ospedale Vittorio Emanuele. Proprio. Il 23 agosto io ho sentito l'assessore Razza su una problematica che è stata di dominio pubblico qui a Gela, le condizioni in cui versa l'ospedale Vittorio Emanuele III, soprattutto in questa piena emergenza sanitaria. Abbiamo avuto numerosi casi di ricoveri in terapia intensiva qui a Gela, trasferiti questi soggetti. A Ribera, a Catania e a Denna, nonostante c'erano otto posti letto in terapia intensiva in piattaforma GECOS attivati a Caltanissetta. Qui a Gelani hanno attivati solo quattro il 14 agosto, se non sbaglio. E di nuovo si è ripetuto il caso che i nostri pazienti del comprensore di gela sono stati spostati come pacchetti postali in tutto il territorio regionale. Io ho chiamato l'assessore Razza proprio per questo motivo. Quindi mi sarei aspettata una visita all'ospedale Vittorio Emanuele III, non al lab vaccinale. Lab tutto sommato funziona. Il Vittorio Emanuele III ha dei sei problemi di struttura e di risorse umane. Secondo l'altro deputato Arsenuccio Di Paola, Razza con questa visita avrebbe dato la netta sensazione di fare opposizione a se stesso. Un assessore regionale viene in città a visitare l'AB per fare che cosa? Per scaricare le colpe ai gelesi? Dopo che la sanità è stata completamente devastata in questi anni. E io faccio sempre un plauso a medici, infermieri e operatori sanitari che, durante questa pandemia, con pochissimo hanno fatto il massimo. E allora l'assessore viene qui a, a decretare che cosa? Il suo di fallimento, perché non può scaricare le colpe ai gelesi. Qualunque tipo di programmazione può e doveva essere fatta prima, perché i manager, i dirigenti e tutta la cabina di regia di questa pandemia viene nominata dal suo governo regionale, viene nominata dall'assessore, viene nominata dal presidente della regione. E invece è venuto qui a fare quella che noi abbiamo definito una passerella eh, politica e a decretare il fallimento il suo fallimento perché la Sicilia è ultima in tutte le classifiche per quanto riguarda la vaccinazione per qualunque fascia d'età a livello nazionale siamo ultimi in tutto. La visita di Razza non è piaciuta nemmeno al PD che con il deputato Dem Giuseppe Arancio, il segretario provinciale Peppe Di Cristina ha nettamente condannato il blitz dell'assessore alla salute definendolo una passerella politica Arancio sarebbe pronto addirittura a chiederne conto all'Arsa in commissione regionale sanità Unica voce a difesa di Razza è quella del coordinatore cittadino di Diventerà Bellissima Michele Orlando che esclude categoricamente che quella di ieri sia stata una visita politica o di partito. Razza era qui nel suo ruolo di assessore alla salute e ha detto che dice il contrario, fa solo speculazioni squallide e infami. La città non merita tutto questo, si vergognino i detrattori di professione in un momento in cui si rischia seriamente a causa della scarsa sensibilità civile di buona parte dei cittadini. La politica si è unita, ha concluso Orlando, almeno in questo comune intento di arrivare a sconfiggere la pandemia.